Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndroLink91 ed oggi c'è il primo video di Pokémon Scudo. Selezioniamo subitissimo il nostro personaggio, ma io direi di andare con uno stile classico, poi magari nel corso dell'avventura cambio l'acconciatura e gli diamo un'acconciatura un pochino più sbarazzina come la mia. La mia in realtà si chiama AndroLink, si lava i capelli e poi li asciuga con l'asciugamano e li pettina all'indietro. Quindi capite che tocchiamo vette altissime. Ovviamente mi chiamo Link. Dopo la conferma non sarà più possibile cambiare lingua nel corso del gioco, vai. Anche le scritte del mondo Pokémon, figo. Salvataggio automatico lo levo, tranquilli. Signore e signori, benvenuti nel mondo dei Pokémon e benvenuti nella regione di Galar con la sua natura rigogliosa, le sue incantevoli città e i suoi innumerevoli Pokémon. Naturalmente sapete benissimo di cosa parlo, non è vero? Di loro! Viviamo ogni giorno a stretto contatto con le misteriose creature che chiamiamo Pokémon. I Pokémon sono ovunque, nel cielo, nel mare e persino nelle nostre città. Inoltre, ci sono persone che allenano i Pokémon per farli lottare e competere con gli altri. I cosiddetti allenatori di Pokémon. Che sbadato! Lasciate che mi presenti. Il mio nome è Rose. Ma adesso ammirate con me l'allenatore più forte di Galar, niente meno che Dandel, il campione in persona. Preparatevi ad assistere ad una lotta senza pari. Stavolta dovrei dire addio alla tua fama di allenatore imbattibile, Dandel. Sai bene che non perdo mai, Laburno. Charizard. Vai col Dynamax! Wow. Dandel è figo da far paura. E non solo perché ha Charizard, che è il mio Pokémon preferito, sia chiaro, non è per quello. Poi ha anche il suo segno, no? È tipo il capo di una gang. Dato che il campione è il capo, non può essere, non può solamente farne parte. Eccoci qui che stiamo guardando qualcosa sul nostro telefono cellulare di ultima generazione. C'è nessuno? Sì, entra tranquillo. Ehi, ciao! Voulou! Ehi, ciao Link, come va? Oh, è uno smartphone nuovo, forte! Davvero? Stai guardando l'incontro amichevole di mio fratello? Ricorda che per fare il tifo come i veri fan devi fare la posa di Charizard. Oppa, che ci fai qui? Non avrei mica dimenticato il grande evento di oggi. Chi? Io? Nemmeno per sogno. Per questo sono venuto qui di corsa a chiamare Link. Non vale la pena starsene davanti alla TV. Tanto registro sempre tutti gli incontri di mio fratello. Link, dai, sbrigati, Dander sta per arrivare. E non dimenticarti la borsa. Magari ci scappa pure un regalino. Arrivederci, signora, e scusi il disturbo. Non ho capito, quindi l'incontro di Dandel sarebbe registrato? Ah, ok, qui devo muovermi. Abbiamo il nostro Munchlax, che stava dormendo. Ti ho svegliato? Mi dispiace. Ok, possiamo interagire con i libri, non con la credenza. È la TV che la mamma usa per guardare commedie drammatiche. La classica casalinga moderna. Lì dorme Munchlax e ci sono sempre gli avanzi. Ora, la cosa che io vorrei sapere. C'è una stanza sola. Allora, scusatemi, eh.
Ok, qui c'è Pikachu. Lo sapete che in Spada invece c'è Eevee? Eh sì, c'è Eevee in Pokémon Spada. Bene, allora, le cose sono due. O nostra madre dorme in cucina, oppure dorme dietro questa porta che è un ripostiglio. Potrebbe anche essere una stanza, perché in lunghezza, vabbè, non serve una stanza troppo lunga, ma in larghezza ci siamo, ragazzi, eh. Potrebbe essere benissimo la sua stanza da letto, oppure dorme sul tavolo da cucina, come sempre è stato. Ok, devo prendere la borsa, è in camera tua. Prendiamo anche il cappello. Prendi la vecchia borsa di papà. Oh! La borsa di papà? È la prima volta che menzionano il padre in un gioco Pokémon. Premi il pulsante X. Ok, ok, subitissimo. Allora una cosa, le opzioni. Velocità testo è anche troppo veloce. Invio automatico e box no, perfetto. Giroscopio non usare. Salvataggio automatico lo leviamo assolutamente. E buono così. Possiamo anche decidere se non visualizzare i soprannomi dei Pokémon. Che però comunque sia, io già ho scelto due soprannomi. Però qui come poster abbiamo Eevee e la coda di Pikachu, mentre in Spada è il contrario. Abbiamo la credenza con uno yo-yo addirittura, e qui ce n'è un altro. Per qui c'è scrivania del design semplice, adatta ai grandi e ai piccini. Io ho una scrivania praticamente come queste due, però unite in una sola. Va bene, direi che possiamo uscire, a meno che nella spazzatura... No, non c'è niente nella spazzatura. Non ci mettono più nulla. Hope ti sta aspettando fuori. Ma abitiamo in mezzo alle montagne proprio? Scusate, visto che si può fare, mappa città, voglio vedere dove siamo. Furlongham. Proprio i nomi... Bradbury, non ci credo, proprio i nomi inglesi hanno dato le città. No, fantastico, fantastico. Va benissimo. Oddio, Badiou. Quindi abbiamo Roserade. Ah, questo non lo sapevo. In effetti, ragazzi, io dei giochi nuovi mi sono spoilerato... Spoilerato. Ho solo visto quello che c'era nei trailer, quindi non so nulla. Wow, Link! Non ti sembra un po' troppo grande quella borsa? Anche se ripensandoci non è poi tanto male. Guarda la Butterfree, che svolazza! Qualsiasi Pokémon dovesse darti il mio fratello, saprei di sicuro dove metterlo. Alla cintura, come si usa normalmente. Stavo cercando di aprirlo a testate. Guarda, c'è un Wooloo! Che ci fai lì? Ma ce n'è anche uno a fianco. Oddio, rotola! Quanto lo guardiamo? Non me la conta giusta. Oh, si sta facendo notte. Ah, ma sono solo le 5. Non vorrà mica buttare giù a testate quel cancello. Ehi, vedi di non andare dall'altra parte? Nel bosco assopito ci sono Pokémon molto pericolosi. Poverino. Dai Link, andiamo. Vediamo chi arriva prima a casa mia. Scommetto che con quella borsa enorme sarai già KO dopo 2 metri. Te pozzino. Ah, ma era solo una nuvola che passava sopra. Che poi, ragazzi, corre anche in automatico. Io non sto premendo il pulsante B. Farà solo, fa. Fighissimo. Vul e Lu, per forza, non poteva fare altrimenti. Furlongham, cittadina dalla lunga tradizione agricola dove persone e Pokémon vivono in armonia. Ok. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Ora puoi lottare o scambiare Pokémon ovunque ti trovi. Il classico tizio panciuto che ci dà informazioni sulla tecnologia. Fantastico. Scommetto che non possiamo andare avanti, vero? Oh, Link, che ci fai qui? Hop ti stava cercando. Questa qui dietro è casa sua. Se continui per di qua esci dal paese. È quello che volevo fare, bimbo impertinente. Quindi ci sono le nuvole che passano sopra la città, come è giusto che sia. Ma se io scavalcassi ora? Non vedo l'ora di trovare un video dove qualcuno cerca di uscire dalla città senza avere lo starter. Non che io stia dicendo a poche tips di farlo, eh. Ok, abbiamo anche barbecue. Un barbecue tutto sporco di grasso. Si vede che viene usato spesso. Ma veramente, quando ero più piccolo... Facciamo diverse grigliate.
il barbecue veniva sempre pulito. Ma sono diversi anni che non le facciamo, tipo una decina di anni, se non di più. Entriamo in questa casa, quella è la madre, sicuramente. Mamma, sono a casa. Bentornato, Hop. Oh, ciao, Link. Dandel non è ancora arrivato? Ancora no, non essere così impaziente. Dovrebbe arrivare alla stazione di Bradbury a breve. Ricevuto, corro alla stazione a prenderlo. Con senso dell'orientamento che si ritrova, va a finire che facciamo notte ad aspettarlo. Ottima idea. Così sono più tranquilla anch'io. Ma quindi... cioè, era un incontro registrato quello? Perché se già dobbiamo andare a prenderlo. A meno che quello che abbiamo visto non è successo molto tempo prima che ci venisse a chiamare Hope. Link, tu non lo hai ancora conosciuto, mi sa. Perché non vieni con me? Voglio presentarti il fratello più tosto del mondo. Ti aspetto in strada? Ma noi siamo amici di infanzia di Hope, in teoria. Quindi è possibile che non abbiamo mai conosciuto Dandel, che lo vediamo anche qui in foto? Lei è la classica donna di mezza età. Perché è di mezza età? Perché indossa dei pantaloni e una camicia. E in genere in... da noi è comune che anche una donna giovane indossi pantaloni e camicia, ma in Giappone le donne di mezza età in genere iniziano a indossare vestiti del genere, quindi ho avuto l'audacia di dire tale frase, ma non prendetela come un'offesa per le donne, assolutamente, ci mancherebbe. Lei è la nonna? Dandel è così impegnato che non torna a casa molto spesso. Ma è il campione del mondo Pokémon. Non so, faccia lei. Non si sa mai. Meglio tenere in ordine. Questa quindi è la stanza di Dandel, è sicuro. Una panca per esercizio adatta anche ai Pokémon. Deve essere stata usata molto. Cavoli, devo diventare come Dandel allora. Devo super pomparmi. Qui ci sono molti fumetti, molti cappelli. In genere chi colleziona molti cappelli sono quelli del baseball più che altro. Gli scaffali sono pieni di libri dell'area piuttosto complicata. Libri. Manga sicuramente. E questa è la stanza di Hope. Sicuramente. Letto sfatto, foto del fratello. Machamp. Oh, aspetta. Va a finire che Dandel ha anche Gengar e Machamp in squadra. Una statua, i poster dei tre Pokémon più famosi di Galar? Nani? Che poi potrebbe appunto averli anche Dandel, a meno che non ce l'hanno i Super 4, perché Dandel ha già Charizard. Non lo so, iniziamo a fare piccole teorie, vabbè, le Pokéball più conosciute. Quel poster lo vorrei anch'io sinceramente, questo con le Pokéball più conosciute. Va bene, andiamo fuori, dai, non perdiamo tempo. A questo punto io penso che... è il nonno? Suo fratello è come un supereroe, va bene. Hanno un Purloin che sta sulle zampe... cosa? Ma Purloin sta sulle zampe posteriori, questa non la sapevo. Tutte le medaglie di Dandel, probabilmente, coppe e coppine. Va bene, va bene. No, esploro il più possibile, ragazzi. Voglio proprio sapere tutto. Questo frigo è pieno di cibo, bene. Pieno zeppo. E qui dormiranno i nonni, perché si sa, la mamma dorme sul tavolo da cucina, è ovvio. È una cosa risaputa. È bello poi che abbiano anche gli stivali vicino alla porta. Perché quando piove in Inghilterra, si sa, il 90% dell'anno piove. Dai, fiondiamoci alla stazione. Ah, ascolta, Link. Fai attenzione all'erba alta, pullula di Pokémon selvatici. Vengono fuori quando meno te lo aspetti. Io ho come mio volume e posso tenerli testa senza problemi. Però sono preoccupato per te. Quindi cerca di evitare l'erba alta, intesi? Probabilmente non potrò neanche entrarci senza Pokémon. Scommettiamo? Percorso 1. Non posso farlo, dannazione. Perché mi distruggi i sogni? Ma ci... andiamo incontro a mio fratello, continuando sempre dritto si arriva alla stazione. Quindi fai andare me, va bene. Aspetta. Ma dai! Volevo fregarlo, mi ha visto. Ma possibile che mi stia seguendo? Ma è arrivato! Siamo a Bradbury.
Guarda, i ragazzi mo svengono. Cari amici di Bresbury, Dandel il campione è tornato! Prometto che continuerò a stupirvi con sfide sempre più spettacolari! Evviva, è il nostro invincibile campione! 200 siete leggendari! Thank you, amici miei! Mi raccomando, continuate ad allenare i vostri Pokémon con impegno e non tiratevi indietro! Chissà, forse un giorno ci sfideremo per il titolo di campione! Chi lo sa? Già Dandel, chissà! Dandel, sei il nostro eroe, sei il nostro idolo, il nostro allenatore modello! Quello perché sta sulla pancia? Si batte sulla pancia, tipo, proprio come mi sono buffato a pranzo, mo! Voglio fare una pennichella, invece devo stare qua a vedere sto tizio! Metto Charizard, è troppo forte per noi! E invece no. Yes! Charizard è straordinario, ma ogni Pokémon può diventarlo se si impegna a fondo. Anche voi, se vi impegnate a fondo, diventerete allenatori eccezionali e verrete a sfidarmi. Non vedo l'ora. Il mio sogno è che gli allenatori di Galar si allenino insieme con sportività per diventare più forti del mondo. Le proporzioni di Charizard sono piuttosto giuste. Bene. Quindi è Rasha essere alto 1,40 m. Fratellone, sono qui! Ehi, Hop! Quindi se si chiama Hop, salta. Eccolo qui, il mio fan numero uno. È venuto fin qui apposta per me. E guarda come sei cresciuto, campioncino. A occhio, 3 centimetri esatti, né più né meno. Wow, ci hai preso in pieno! Hai un occhio degno di un Breviary. C'era da aspettarselo dal campione. Quindi abbiamo anche... Rufflet, bene. E tu? Il tuo sguardo ispirato mi dice che... devi essere Link. Hop non fa che parlare di te, sai? Io sono il più grande campione della storia di Galar, nonché più fervido appassionato di Charizard della regione. Di questa regione, forse. Non dell'Italia, starne pur certo. Tutti mi chiamano l'invincibile Dandel. Ehi, perché non facciamo a gara chi arriva prima a casa? Scommetto che vinco io. Il mio fratellino Hop non cambia mai. Ogni occasione è buona per una sfida. Gli ci vuole un rivale degno della sua passione per stimolare il suo grande potenziale. Cari amici, ora devo lasciarvi, ma ricordate, qualsiasi ora del giorno sia... It's always champion time! Sì, ma con le gambe cadendo e arriva a fa certe falcate di 3 metri ogni passo. Allora, Dandel, dov'è il regalo che avevi promesso? Si tratta di un Pokémon, giusto? Esatto, un regalo favoloso da un campione strepitoso. Su, entrate in scena, miei piccoli amici. It's champion time! Vediamoli un po', va? I Pokémon di tipo erba, Grookey. I Pokémon di tipo fuoco, Scorbunny. I Pokémon di tipo acqua, Sobble. Alright, mettetevi in riga, miei piccoli portenti. Quale scegli? Sceglierò Scorbunny. E poi la cosa bella è che non conosco le evoluzioni intermedie, né quelle finali. Quindi, qualsiasi cosa diventino, il mio unico interesse sarà Scorbunny. Scegli prima tu, io ho già il mio Voulu. Vediamoli tutti. Grookey, di tipo erba, è sereno e pacifico, come un bosco al mattino. Scorbunny è un Pokémon di tipo fuoco, e come puoi immaginare ha un temperamento ardente.
questa è Sabol di tipo acqua e come l'acqua ha un'indole liquida e versatile. Anatra? Anatra? Oka! Per Scorbunny? Certo! Soprannome Scorbunny? Oh! Non puoi neanche immaginare quale. Sapete chi è Tappo, giusto? Lo sapete? Ti piace Scorbunny, eh? Ottima scelta. Allora io scelgo te, Grookey. Sai, il mio obiettivo è diventare campione. Quindi preparati, ci alleneremo sodi insieme e diventeremo imbattibili. Ovviamente ha scelto il tipo debole al nostro, però lui già ha Volu in squadra. Non che sia tanto importante. Ci conto davvero, Hope. È proprio per questo che ho deciso di affidare a te e Link questi Pokémon. Lottate e allenatevi insieme, e diventerete presto abbastanza forti da contendermi il titolo. Tu invece verrai con me. Il mio Charizard è forte e severo, ma sa essere anche gentile. Vedrai. Lui, boh, se proprio devo, è già rimasto altro. Ragazzi, la cena è pronta! Su, tutti a tavola, bambini e Pokémon. Guarda, Hope. Yeah! Grigliata! La madre è lì tipo... Hope, sei proprio un bambino. Poi con due spiedoni. Ah, ci ha curato la vita? Non lo so. Cosa ci voleva curare che non c'era niente? Il giorno dopo. Ragazzi, com'è andata la vostra prima serata da allenatori? Ma... lui ci aveva già Volu. Era già un allenatore, in teoria. Avrete sicuramente avuto l'opportunità di conoscere meglio i vostri Pokémon e rafforzare il vostro legame con loro. Esatto, è andata proprio così. Dovresti vedere quanto vanno d'accordo Link e Scorbunny. Non ne ho idea. Statemi bene a sentire, allenatori. Credete in voi stessi e nei vostri Pokémon. Se continuerete a lottare senza mai perdere la fiducia gli uni negli altri, forse un giorno potrete perfino diventare i rivali degni di un campione invincibile come me. Dandel, sarò io a sfidarti per il titolo di campione, già lo sai. Quindi, da oggi io e il mio caro Link saremo rivali, e non ho alcuna intenzione di farmi battere. Ottenere un Pokémon è la parte facile. Per fare l'allenatore bisogna anche lottare, solo così si diventa forti. Perché non fate subito una bella lotta fra di voi? Così potrò giudicare se siete allenatori degni di questo nome. Allora, te la senti di affrontare la prima lotta di Pokémon della tua vita? Ma certo! Della tua vita. Abbi fiducia nel tuo compagno d'avventura e prenditene cura amorevolmente. Solo così imparerai a scegliere le mosse che gli permettono di esprimere al meglio la sua forza. E soprattutto ti divertirai un mondo a lottare. Bene, vi vedo belli carichi. Forza allora, dateci dentro! Ho assistito a tutte le lotte di mio fratello. Ho anche letto tutti i libri e le riviste che ci sono in camera sua. So cosa fare per vincere. Parte la sfida di Hope. E ne abbiamo Tappo, quindi lui ha due Pokémon. Te pozzino. Parte la sfida. Attento, ho due Pokémon. Me ne sono accorto. Vediamo un po'. Abbiamo anche info delle mosse. E... ok, non mi sembra che ci dica se sia efficace o meno. Va benissimo così. Quindi direi di andare con azione. Anche perché è l'unico attacco che fa danno. Quindi gli diamo un piccolo calcio. Va bene. Mentre doppio calcio semplicemente salta. Almeno questo è quello che abbiamo visto nella demo all'E3. E nella demo promozionale alla Games Week. Quindi mi sembra che alla Games Week ci sia stato Scorbunny, non, da quello che ho sentito. Poi non ne sono certo perché non ci sono andato. Il Pokémon riceve punti esperienza, saliamo subito, scommetto. E infatti... attacco 13, attacco speciale.
Tappo impara a braciere. Proprio per far subito fuori Grookey. Non mi do per vinto. Posso ancora combattere con un Pokémon. Va bene. Lo faccio? No, dai, voglio godermela un pochino. Ah, mi graffi? Col bastone, giustamente. Beh, il bastone può graffiare. Se è appuntito. Oltre che infilzare. Ah, abbiamo info Pokémon su Grookey. Ha attacco diminuito, quindi sì, come per Sole e Luna, perfetto. Ok, questo era il mio. Va bene, lotta. Andiamo di braciere, bruciamolo tutto! Brucia, scimmietta d'erba, brucia! Eh? Hai già capito come funziona il rapporto tra i tipi? Eppure scottato! Grande! Sì, la scottatura di mezzo l'attacco. Vai, azione! L'ultima azione lo finirà. È pure più veloce, pensa che abbiamo speed tie, perché prima attacco io, poi il turno dopo attacca prima lui, quindi siamo in speed tie sicuramente. Hai messo a segno un brutto colpo! Grande, la fortuna aiuta gli audaci! E saliamo a livello 7, wow! Potremmo arrivare a Bresbury, che siamo già a livello 10 se sale così velocemente. Eh? Sei riuscito a vincere anche con un Pokémon in meno? Tu e Toscorban siete fortissimi. E poi iniziamo l'avventura con 1000 poche euro, non con 1000... non con 3000 come negli altri giochi. Accidenti! Ora capisco perché mio fratello ti ha dato un Pokémon. I vostri Pokémon hanno lottato con grande coraggio e bravura. Stavo quasi per mandare in campo Charizard per unirmi alla lotta. Scorbani, non male come prima lotta. Ora rimetterò in sesto te e gli altri. Link, sei un giovane promettente. Vorrei chiederti un favore. Diventeresti il rival di Hope? Sfidandovi l'un l'altro potrete diventare sempre più forti. Io voglio diventare fortissimo! A lui piace secondo me Piccolo di Dragon Ball, perché dice sempre io sono fortissimo. Ti prego, Dandel, lasciaci andare a sfidare le palestre Pokémon. Beh, non posso dirmi sorpreso. La sfida delle palestre è l'evento più importante di Galar. È normale che tu voglia partecipare. Va bene, ascoltate. Prima di tutto dovete conoscere meglio i vostri Pokémon. Soprattutto tu, Link. E poi dovete procurarvi un Pokédex. Per capire i punti di forza e le altre peculiarità di ogni Pokémon è necessario averne uno. Ma non dovete pensare che il Pokédex sia solo un'arida raccolta di dati. È un vero concentrato di amore e passione. Va bene, ho capito. Link, andiamo al laboratorio Pokémon. Lì potremo farci dare un Pokédex. È questo lo spirito giusto. Allora avverto la professoressa del vostro arrivo. Un giorno sarò io il campione. E il completamento del Pokédex sarà solo uno dei capitoli della mia leggenda. Forse è meglio se avverti tua madre che stiamo andando a farci dare un Pokédex. Davvero? Lo farò, ma nel prossimo episodio, Cuge! Questo video Bumcrack termina qui, lo riprenderemo proprio da qui nel prossimo video, che uscirà questa sera, molto probabilmente. Ne farò uscire due al giorno per almeno una settimana buona. Voglio proprio boostare di episodi il canale e poi dopo darci una piccola calmata e giocarlo più tranquillamente. Ad ogni modo, io spero che questa prima parte vi sia piaciuta, spero che seguirete l'avventura insieme a me, ma anche insieme agli altri youtuber, perché no? Io penso che ne guarderò 5-6 in contemporanea a quello che gioco io, perché davvero ci sono tanti youtuber che seguo, italiani che portano Pokémon, e quindi insomma avrò un bel po' di video da recuperare. Ad ogni modo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che trovate pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!